cioccolato fondente Perugino Nero nasce proprio adatto per la degustazione. Si tratta di una ricerca di pregiate fave di cacao con una sapiente tostatura a cui si è dedicata in particolare Luisa Spagnoli. Adesso andremo a fare un'analisi sensoriale. Quando guardate il cioccolato è importante che non abbia difetti. Deve essere particolarmente lucido. Se lo andate ad accarezzare sul dietro della tavoletta avrete una sensazione di seta, di velluto molto molto piacevole. Sentite che bel rumore? Quindi questo è molto importante. Frantumatelo un paio di volte e poi lasciatelo fondere fra la lingua e il palato. Sentite che man mano che si scioglie c'è questa esplosione di gusto di cioccolato in bocca che è buonissimo. Un'altra caratteristica salente di questo cioccolato è il suo stampo. È uno stampo nuovo che è stato creato più sottile proprio per dare migliori sensazioni durante la degustazione. Questo cioccolato si presta benissimo agli abbinamenti con distillati, per esempio, vini o altri prodotti che si abbinano molto bene. Ciao, io mi chiamo Flavio Angiolillo, sono un barman imprenditore di Milano. Per quanto riguarda abbinamenti nei cocktail, è bello fare dei contrasti quando usi il cioccolato o fare un accompagnamento. Un esempio nei cocktail come il Naviglio in Galleria, che è un cocktail in cui abbiamo utilizzato il cioccolato come, sia come accompagnamento che come rim intorno dunque al bordo del bicchiere, l'abbiamo utilizzato mettendoci del latte all'interno e chiarificando il cocktail. Abbiamo Campari, rabarbaro zucca, whisky, vermouth rosso, bitter aromatico di farmili e genziana. Per il nero fondente, dunque, abbiamo utilizzato il nostro vermouth rosso fatto in fat wash con il cioccolato al 70%, del whisky, miele che è stato dunque fatto ridurre con una farina di castagne e Campari. Viene raffreddato e servito su ciacchi.